Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Vedete qui chi sono i personaggi seduti in questo momento. Sono dei grandi personaggi, allenatori che hanno fatto la storia dello sport. Loro sono allenatori, ma sono stati anche dei grandissimi campioni. Faccio solo un esempio di Sandro Campagna, che è un grande personaggio, recente vincitore dell'ennesimo oro. Parto con Sandro perché è importante che lui, da grande campione, vincitore di una medaglia d'oro forse meravigliosa, quella del 1992 a Barcellona, come atleta, come pallanuotista, poi è passato allenatore, ha allenato la Grecia, ha allenato l'Italia dal 2008, se non ricordo male, portando a casa tanti successi e tanti trionfi. Affianco a lui Massimo Barbolini. Aveva cominciato come atleta, poi qualche incidente ha mollato, forse è stato un bene, perché da allenatore nel settore maschile è stato il punto vero, importante, di riferimento per il lancio e il grande successo della pallavolo femminile. Quindi a lui è dovuto tantissimo, perché ha costruito realmente quello che è adesso un elemento importantissimo nel nostro panorama internazionale dello sport, ovvero sia la pallavolo femminile, dalla nazionale ai club, e con i club ha vinto veramente tanto, come anche con la nazionale. Quindi grazie di essere qua, Massimo. Poi abbiamo Flavio Roda. Flavio Roda adesso è, da tanti anni, presidente della Federazione Sport Invernali. È l'uomo che gestisce una delle più importanti federazioni. Pensate solo alle Olimpiadi Invernali. Beh, le fa solo lui, al di là del suo collega che si occupa del ghiaccio. Però fondamentalmente il concetto dell'Olimpiade Invernale dipende da questo signore. Importante perché anche lui allena, senz'altro, tutti gli atleti, gestendoli, coordinandoli, degli sport invernali. Quindi parliamo solo i nomi, da Federico Pellegrino nello sci di fondo a Sofia Goggia nello sci da discesa. Però la realtà è che l'uomo che ha tenuto e ha costruito un signore che si chiama Alberto Tomba. Quindi Alberto Tomba deve tanto a Flavio per la gestione e per la costruzione del mito che è diventato, se non la leggenda, del nostro sci, l'uomo che ha vinto più di tutti in assoluto. Ebbene, ma se i campioni sono davanti, dietro ci sono gli allenatori, ci sono coloro che gestiscono, costruiscono e coordinano il lavoro del campione. E chi meglio dell'ultimo personaggio qua presente ha potuto costruire, partendo da qua vicino, partendo da situazioni estremamente di serie inferiori per arrivare ai massimi livelli. È l'uomo che ha costruito un certo Milan, l'uomo che ha costruito una nazionale italiana, l'uomo voluto anche in Spagna, ed il suo nome è già una garanzia, Arrigo Sacchi. Beh, è anche un uomo di sport, perché prima parlavamo di biciclette, va tanto in bicicletta, si è allenato tanto in bicicletta, perché fondamentalmente tutti loro sono uomini di sport, uomini che hanno e sanno cosa vuol dire lo sport in eccellenza, che vuol dire sacrificio, fatica. È molto fondamentale, visto il parterre che è molto giovane, quindi al di là della costruzione di quello che loro hanno fatto e possono raccontare, la cosa importante è che la definizione di sport non è una cosa facile. Non è che il campione arriva, io sono nato con un dono, punto. C'è dietro un lavoro, il lavoro del campione e il lavoro dell'allenatore. Quindi questa è la cosa più importante in assoluto. Allora, cominciamo questa chiacchierata volevo cominciare con Sandro Campagna, perché fondamentalmente è l'uomo che in questo momento ha lasciato da poco quella medaglia d'oro e anche la piscina. Ce l'ha lasciata in tutti i sensi, sia perché allena, ma l'ha lasciata perché l'hanno tirato su dopo la vittoria. Si era
per fortuna si era tolto anche le scarpe, lanciandosi in maniera molto dignitosa a festeggiare con i suoi ragazzi, che ha voluto costruire. Prima dicevamo la grande fatica e il grande lavoro che è stato fatto per arrivare a una vittoria contro la Spagna al Mondiale, quindi una medaglia d'oro fantastica, ma il lavoro che c'è stato dietro è stato un lavoro certosino, un lavoro pazzesco per, passatemi il termine, massacrare gli spagnoli che ci avevano già battuto nelle ultime partite, quindi non era tutto scontato, è stato tutto scontato in piscina dopo poco, vero Sandro? Tanto grazie Giovanni, grazie a voi della grande accoglienza. Quando si commenta un risultato così prestigioso non si può non partire o non ricordare da dove si è partiti, perché tutti ricordano l'ultima partita, ma dietro c'è un lavoro clamoroso. E partiamo dall'ultima medaglia del 2011, quando vincemmo il mondiale di Shanghai, e lo vincemmo dopo che due anni precedenti al mondiale di Roma del 2009 noi raggiungemmo con me in panchina il peggior risultato storico del Settebello. In casa ai mondiali di Roma arrivammo undicesimi. L'anno successivo, anzi qualche mese dopo, ho avuto la fortuna di incontrare tutti questi miei colleghi, perché il CONI ci riunì per scambiare opinioni, pensieri, problematiche che sono un po' trasversali, che sono uguali per tutti, e mise come coordinatore Arrigo Sacchi. Facemmo 3 o 4 incontri, se non erro anche di più forse, poi è nata fuori un'amicizia, si sono scambiati i messaggi e tutto, e lì mi si è aperto da quegli incontri una luce, perché dovevo migliorare il gioco della squadra. Era inutile che andavo dietro a dire quanto sono forti gli jugoslavi, quanto grossi sono, quanto più alti sono, quello la natura li ha fatti grossi e forti, non ci si può fare nulla, posso fare tutta la palestra che voglio, più forti di loro non ci arrivo, però sul gioco potevo migliorare, e lui mi diede alcune illuminazioni, e da lì dopo 2 anni dall'11° posto vincemmo il mondiale. Però lo vinsi con una squadra insomma già, poi l'anno successivo a Londra vincemmo l'argento a Londra, e con una squadra un po' datata, quindi da lì ho dovuto rivoluzionare la squadra, e ci vuole del tempo, bisogna avere pazienza quando si lavora con i giovani. Ho messo dentro nel 2014 tanti ragazzini del 93, 94, 95, 96, quindi 17, 18, 19, 20 anni. Nonostante questo, in questo percorso siamo arrivati terzi alle Olimpiadi di Rio, con una squadra di passaggio. Io sono convinto che questa squadra raggiunga il pieno della maturità in questo biennio, ero convinto, adesso, quest'anno e l'anno prossimo per Tokyo. Però bisogna essere forti e le spalle larghe nel saper sopportare i momenti difficili, perché poi siamo arrivati sesti nel 2017, quarti nel 2018, e le critiche, meno male che il mio presidente, che il presidente Roda conosce bene, non ha la mentalità, mi perdonate se faccio un nome, alla Zamparini, e qui ha avuto la pazienza di aspettare la bontà del lavoro che stavamo facendo. Del progetto, perché ci vuole tempo, perché anche le sconfitte aiutano, anzi le sconfitte aiutano molto di più delle vittorie per fare degli scatti di crescita. E così è venuta fuori questa medaglia quest'anno, che è stata faticosissima, perché dicevo prima ai miei colleghi, nei 15 giorni del percorso dei mondiali noi siamo arrivati lì, che intanto ad aprile ci cambiano delle regole internazionali, per cui regole nuove, ho dovuto cambiare il sistema di gioco, soprattutto difensivo, che non andava bene quello che avevo portato l'anno scorso. Ho cambiato anche alcuni 2-3 elementi giocatori che pensavo che avessero caratteristiche migliori per poter fronteggiare queste nuove regole che portavano un gioco più veloce, però c'era uno stato confusionale, la squadra non giocava bene, il gioco ancora non ingranava, e la partita perfetta con la Francia e con la Spagna 10-5, tutti mi hanno detto mostruosi in difesa, ma è stata una difesa che ci abbiamo lavorato sin dal primo giorno di collegiale, e poi come magicamente ti viene alla perfezione nel momento più importante. E questo percorso ci voleva fiducia,
voleva forza di resistere, a non cadere in depressione, a non cadere in uno stato appunto di tristezza. E ho dato sempre fiducia ai giocatori, anzi dopo la terza partita che noi giochiamo molto male con la Germania, li tengo al video un'ora e mezza e alla fine della riunione dico: voi non vi rendete conto delle potenzialità che abbiamo, se cambiate completamente atteggiamento di testa noi siamo da medaglia d'oro. E loro non ci credevano, loro non pensavano che questo è matto, e invece così è stato, e alla fine me l'hanno riconosciuto, grazie a te che ci hai dato quella forza di crederci fino all'ultimo. Ecco, bisogna crederci, l'insegnamento è che bisogna crederci anche e soprattutto nei momenti bui, nei momenti dove tutto non ti entra, e alla fine non è stato un miracolo ma è stato il raggiungimento della perfezione, del godimento, e quindi è giusto che poi mi sia buttato in acqua insieme a tutta la squadra e a tutto lo staff. Allora, quello che ha detto Sandro è di una grande verità, ma soprattutto la cosa divertente era vedere le espressioni di Sandro Campagna sul bordo della piscina, cioè non è stato fermo un secondo perché avrà fatto circa una ventina di chilometri avanti e indietro su quel bordo a controllare i suoi ragazzi. Le sue facce erano di preoccupazione all'inizio e man mano si stava rilassando e dopo il 10-5 ha iniziato a incitare il pubblico, che non c'entrava un accidente perché si era in Corea ovviamente, sono stati 10 tutti i nuotatori, tutti i nuotatori che erano pian piano arrivati, visto il successo, perché poi noi siamo bravissimi a fare gli tifosi, poco a fare gli sportivi. Massimo Barbolini invece ha sentito quello che ha detto Sandro, cioè la costruzione. Tu come sei riuscito a costruire quella fantastica nazionale italiana che ha portato grandi successi per poi arrivare, tu sei partito dai club per andare poi nella nazionale italiana per poi ritornare ai club, hai fatto poi gli ultimi anni una vita un po' da con la valigia in mano, però la realtà, partiamo dalla nazionale italiana, cioè il fenomeno Italia nel volley femminile. Buongiorno a tutti, anche per me è un grandissimo piacere e onore essere qui davanti a voi per raccontare un po' queste esperienze. Ma l'esperienza con la nazionale è stata un'esperienza bellissima, e penso che per qualsiasi allenatore o sportivo o giocatore far parte e sentire l'inno della propria nazione da protagonista è una cosa che non si può dimenticare assolutamente. E per quel che riguarda la costruzione di questa nazionale è stata un'esperienza importante, un'esperienza difficile, perché per me è stata anche particolare. Io fui chiamato ad allenare la nazionale italiana quando allenavo ancora un club, Perugia, in pratica 40 giorni prima di un mondiale, perché era successo così in comprensione con l'allenatore di allora, c'era stato un esonero volante ed ero stato chiamato ad allenare questa nazionale 40 giorni prima, 30 giorni prima, che per la pallavolo, per come siamo abituati noi nel sport, è un tempo brevissimo. Zero. Nel calcio ci si prepara un mondiale in 40 giorni delle volte, nella pallavolo è un tempo brevissimo. E allenai una nazionale che non era la mia, tra virgolette, perché non avevo mai allenato una giocatrice di queste giocatrici e soprattutto non erano state scelte da me. Facemmo un buon quarto posto al mondiale, penso, però si veniva da un primo posto, per cui il risultato fu così, non eccezionale, però nonostante quello dal 2007 fui chiamato, eccoci, a lavorare con una mia nazionale, e fu una nazionale abbastanza nuova rispetto a quella che era prima, però era una nazionale che ebbi la fortuna di allenare prima di tutto dei giocatori forti. Io penso che questo sia un segreto, tra virgolette, per noi allenatori, molto importante. Vuoi ricordare qualche giocatore, intanto per... Ma sì, ti posso ricordare Piccinini, con la quale abbiamo vinto la Champions League a distanza di qualche anno, proprio pochi mesi fa, Lo Bianco, Gioli, Aghero, poi mi spiace magari dimenticarne, però del core, giocatrici che hanno fatto la storia proprio della nostra pallavolo e anche a livello mondiale. E la cosa bella di quel gruppo è che arrivava probabilmente a un momento di maturità, è un'età tra i 25, 26, 27, 28 anni che probabilmente è l'età giusta per arrivare a quella maturità. Adesso mi attacco a questo per dire che adesso secondo me nel nostro sport almeno c'è un po' troppo fretta, si vogliono trovare gli atleti giovani
e a 12-13 anni si aveva già la presunzione un po' di voler capire se questo sarà un atleta o meno, e questo delle volte non è un gran bel insegnamento anche per i giovani, secondo me, perché si rischia di vedersi a 12-13 anni già scartati da determinate situazioni, quando invece, fidatevi, c'è tutto il tempo che uno vuole. Ci sono giocatori fortissimi che fino a 16 anni non avevano mai giocato a pallavolo, per dire. Quindi secondo me questa è una cosa che dobbiamo insegnare anche ai nostri giovani, di non avere fretta, perché c'è tutto, già la nostra generazione, la vostra generazione, la mia non più, di giovani tende ad andare velocissimo, e anche nello sport secondo me noi facciamo questo errore, di volere trovare, arrivare subito a dei risultati, capire subito chi è sì e chi no, e questo è brutto anche a livello umano. Per cui chiudo questa parentesi. E riguardo la nazionale, dopo è stata una bella cavalcata, il mio più grosso rimpianto è sportivo, quindi è stato quello purtroppo delle Olimpiadi di Pechino 2008, perché noi nel 2007 non perdemmo una partita ufficiale, nel 2009 pure non perdemmo una partita ufficiale, però nel 2008 avevamo qualche problemino e perdemmo quella maledetta quarto di finale contro gli Stati Uniti, furono più bravi loro, e ci giocammo la possibilità di arrivare a una medaglia che nella pallavolo femminile manca, non è mai arrivata, una medaglia olimpica. Penso che quest'anno ci siano tutte le possibilità, perché questa è una nazionale, quella attuale, che sta crescendo tantissimo, che sta raggiungendo la consapevolezza, per cui è un'altra nazionale con quella di pallanuoto maschile che penso potrà dare grosse soddisfazioni al nostro movimento. Però diciamo che quel periodo della nazionale è stato importante, è stato importantissimo, perché siamo cresciuti insieme con queste ragazze. Quella, la sensazione che ti dà la nazionale rispetto a un club, è questo vivere di più quello che fai. Poi Sandro mi sarà testimone, anche sa che l'ha vissuta tutte e due queste situazioni. Nel club tu vai in palestra, lavori, però sì, si chiude la porta, vai a casa, fai la vita tua. In nazionale sei, passi mesi insieme, trasferti insieme, quindi devi reagire anche ai momenti difficili, ai momenti belli, gioisci insieme, ma devi reagire ai momenti difficili. Come diceva Sandro Campagna prima, sono proprio i momenti difficili quelli che fanno crescere la nazionale. Noi appunto questo episodio del 2008 fu proprio quello che ci diede la forza nel 2009 di non perdere una partita. Facciamo un europeo nel 2011, facciamo un quarto posto all'europeo, e dopo i due primi posti del 2007 e 2009 sembrava un fallimento, e lì dopo tre mesi avevamo la forza di andare a vincere la Coppa del Mondo. Quindi questo penso è veramente quello che insegna lo sport, e in più lo sport, vivendolo in una nazionale, questo dello stare insieme e di alzare la testa, sempre schiena dritta, testa alta, perché ci sono dei momenti che sono difficili, ma sono quelli anche della vita, che sono normali, e vivendoli insieme sicuramente ci si può aiutare, si può trovare quella forza in più, quello stimolo in più, quando tu sei un attimino giù c'è qualcuno che ti dà quel qualcosa in più per tirarti su, perché è poi quello che succede nella vita. Noi abbiamo la fortuna, io dico sempre all'atleta, abbiamo una fortuna incredibile, perché lo viviamo in un mondo bello con tanti problemi, però abbiamo una grandissima fortuna, però deve servirci da lezione, perché prima o poi arriverà anche la vita normale, che tante volte è molto più difficile che non quel mondo dorato che è quello dello sport, soprattutto da certi livelli. Grazie Massimo. Fiducioso quindi per Tokyo 2020, manca un anno, quindi sei fiducioso? Ma appunto, perché manca un anno, possono ancora migliorare, questo è un gruppo che può ancora migliorare, per cui sono molto fiducioso. È stato qui l'allenatore Mazzanti l'altro ieri, quindi molto molto fiducioso. Bene, Flavio, ci hai sentito la costruzione di un fenomeno Italia, tu adesso lo stai gestendo e non è facile come presidente di federazione, però come allenatore quanto ti è servito essere prima sul campo per poi gestire l'impegno di una federazione? Cioè essere sul campo, quindi allenare Alberto Tomba, toccare con mano il sacrificio di un atleta e il tuo sacrificio nel seguire questo atleta, per poi trasferire tutto quanto e gestire una quantità notevole di atleti, non è una cosa semplice. Buongiorno a tutti. Beh, prima di tutto volevo premettere che io sono stato fortunato, quindi sono uno di quegli allenatori
che ho avuto la fortuna, ho avuto l'infortuna prima di tutto di incrociare atleti di valore, e penso che questo fa la grande differenza, perché ci sono tanti tecnici che per esempio non hanno avuto questa fortuna nella propria carriera, quindi purché possono essere dei bravi tecnici, però non hanno avuto nemmeno l'opportunità, quindi questo è una premessa che bisogna farla. Io ho avuto veramente tantissima fortuna, ma non solo con Alberto Toma, ma con tanti altri atleti, e oggi, ancora oggi, come presidente della federazione, anche la federazione sta veramente andando in una direzione giusta. Abbiamo atleti di alto livello, atleti veramente che stanno facendo una grande differenza a livello mondiale, a livello olimpionico. Quindi questo qui penso che sia tutta una costruzione. Io, la mia vita che inizia da allenatore, inizia diciamo da giovane età, proprio giovanissimo, ho iniziato a fare il tecnico e ho incontrato subito un certo Tomba ragazzino che aveva 11 anni, e quindi pensate un po', 10-11 anni, che aveva un cespuglio in testa, questa testa di capelli riccioluto, moro, quindi, però già con un caratterino abbastanza particolare, un carattere diciamo vincente, no? E l'atleta forte, il campione, è sempre un atleta, un estroverso, un atleta sempre che con delle ambizioni particolari, e quindi già lui da ragazzino aveva questa mania che voleva vincere, proprio il suo DNA era quello della vittoria, anche se non aveva le capacità ancora, perché giustamente, come è stato detto, ci vuole un certo percorso, ci vuole una certa costruzione per arrivare a certi livelli, però la mentalità era quella. Quindi poi ci siamo lasciati dal momento che lui è entrato in squadra nazionale, io ho allenato altre squadre femminili, Coppa del Mondo di discesa, quant'altro, sono andato in Spagna, ho allenato la Blanca Fernandez Ochoa, quindi un percorso, ci siamo separati, però siamo sempre rimasti molto legati, perché in effetti c'era un po' una complicità fra io come tecnico e lui come atleta, quindi io ero giovane quando l'ho conosciuto, lui era ragazzino, quindi ho anche un affetto personale. In più siamo anche conterranei, perché lui è di provincia di Bologna, io abito in montagna, ma sono anch'io bolognese, quindi anche questo ha dato il suo, diciamo, è stato importante per noi. Poi lui ha avuto degli anni facili, importanti, ha vinto medaglie subito, appena vi ricordate, no? E in Canada. Poi ha avuto degli anni difficilissimi, nel 93 in effetti ha avuto un anno pessimo, 92-93, veramente male, e ci siamo incontrati, io allenavo la Spagna a Lillehammer, alle Olimpiadi, e un giorno durante l'allenamento, che eravamo di fianco, è venuto da me e mi ha detto: guarda che devi tornare con me. Dico: guarda, tu lo sai, il nostro rapporto forse non è che ci aiuti, no? Tantissimo, perché quando l'amicizia supera quasi, diciamo, c'era molto rispetto, però avevo anche timore, no? Perché lui era diventato un grande campione, quindi non era semplicissimo gestirlo. A quel punto, a primavera, è tornato, e quindi siamo ripartiti, siamo partiti assieme. Siamo partiti con molte difficoltà, perché se ricordate lui era uscito dai 30 in gigante, quindi era difficile risalire la china. E lì sono stato molto determinato, ho detto: però noi dobbiamo andare in una certa direzione, quindi con certi accorgimenti tecnici. Lui ha accettato tutto, e quindi da quello è stato un percorso che siamo andati avanti dal 93 al 98, ha vinto mondiale, ha vinto tutto quello che gli mancava, ha vinto la Coppa del Mondo assoluta, quindi direi che è stato un bellissimo percorso importante, non semplice, però io dico una cosa: è meglio avere un atleta, diciamo, di valore, un atleta che forse la gestione non è semplicissima, però alla fine la soddisfazione poi del risultato ripaga di tutto quello che è il lavoro che uno fa. E dopodiché io ho allenato altre squadre, ho allenato altri gruppi gigantisti, ho allenato un po' tutto, e poi ho preso la direzione tecnica, la direzione sportiva della sci alpino, e nel 2012 avevamo la nostra federazione commissariata, quindi a quel punto, non so, io ero coordinatore delle Olimpiadi giovanili di Innsbruck, no? Quindi lì ero a contatto con tutte le altre discipline, non solo con lo sci alpino, con tutte le nostre discipline, e ho visto
che chi è arrivato più preparato, chi di meno. Allora mi sono chiesto, ma per quale motivo, visto che ormai anche per me gli anni passavano, provare un'altra strada, un altro percorso. E da lì mi sono impegnato, e dal commissariamento sono stato eletto presidente della federazione, e dal 2012 sono stato riconfermato l'anno scorso, quindi fino al 2022. E penso che mi è servito tantissimo fare il tecnico, perché di solito il tecnico ha un po' di conflittualità verso quello che sono i dirigenti, verso quello che sono la presidenza, quant'altro, no? Ma è normale che ci sia, perché il tecnico è anche un po', il lavoro lo sente molto di più, diciamo, del dirigente, quindi bene o male è giusto che abbia anche questa diciamo questa padronanza di quello che sta succedendo, e tante volte la dirigenza non lo capisce, la dirigenza vuole imporre, vorrebbe dare delle linee, la dirigenza invece io penso che il dirigente deve fare il dirigente, deve essere quello che mette nelle condizioni migliori tutto quello che è il sistema di funzionare al meglio, e poi le altre cose bisogna lasciarle fare ai tecnici, perché i tecnici sono le persone che sono preposte per farlo e che hanno la capacità, diciamo, di fare. Grazie Flavio, anche perché non dimentichiamo, cioè, al di là del suo racconto nei confronti di Tomba e degli altri, delle altre formazioni, delle altre squadre che lui ha allenato, che ha citato Blanca Fernandez Ochoa, che era la sorella di un grandissimo campione che era Francisco Fernandez Ochoa, detto Paco, che batté il nostro Gustavo Toni a Sapporo inaspettatamente in slalom speciale nel 1972. La realtà è che una federazione sport invernali vuol dire sci alpino, vuol dire sci nordico, vuol dire combinata nordica, vuol dire biathlon, ma vuol dire anche slittino, bob, quindi sono veramente, a parte il pattinaggio su ghiaccio, che vuol dire di figura, o lo short track e il curling, tutto il resto che vedete alle Olimpiadi invernali, e lo speriamo che cosa vedremo poi nel 2026 in Italia a Milano Cortina, dipende da questo signore che si chiama Flavio Roda, quindi ha un bel peso. Adesso gli abbiamo dato una bella responsabilità in più. Chi invece ha avuto una grande responsabilità quando ha affrontato una grande avventura è Arrigo Sacchi, perché è inevitabile. Vedete, è una gioia averlo qua, Arrigo, perché al di là del personaggio di grande conoscitore del sapere dello sport, di Sacchi, ma anche il suo percorso, è un percorso da tenere a mente, perché certamente abbiamo sentito Sandro, che è stato un grandissimo atleta, Massimo, che è passato all'improvviso, diciamo, a gestire un gruppo, Flavio a gestire un grandissimo campione per poi gestire una federazione. Ma chi è arrivato qui in un mondo complicato, difficile, che basta dire una cosa sbagliata e si va a finire con dei titoli mostruosi, è Arrigo Sacchi, perché ha cominciato da qua vicino per poi andare ad allenare una squadra che si chiama Milan, per poi andare sull'Italia. Cioè, non è una cosa semplice, Arrigo, fare una cosa di questo genere, e si è stato accolto in maniera abbastanza complicata e con grande scetticismo, o sbaglio? Buongiorno a tutti. Io qui gioco un po' in casa, perché ho allenato per 2 anni qua a Rimini, e devo dire che è stato per me, ecco, tutte queste tappe sono state per me molto importanti, ma io non pensavo di fare l'allenatore, pensavo di allenare così in campagna, cominciato in seconda categoria, mi piaceva il calcio, amavo il calcio, poi ho dato la vita al calcio, però il calcio mi ha pagato di una vita piena di emozioni impossibili da pensare per uno che praticamente non ha giocato il calcio. E qui vorrei tanto che la federazione liberalizzasse questo ruolo. Credetemi, quando uno non ha fatto quell'attività, parte con uno svantaggio, ma anche con un vantaggio, non ha passato, può avere solo futuro. E puoi portare idee nuove, anche il farmacista può portare idee nuove, anche il commentatore può portare idee nuove. E perché dobbiamo ridurre il tutto a quanto
succedeva con i cantastorie che si tramandavano da padre in figlio finché i cantastorie sono terminati. Certo. Quindi questo è... Io ho avuto la gioia di fare quello che per cui ero convinto. Non pensavo che nel calcio abbiamo sempre messo tanti limiti. Allora non possiamo giocare contro i tedeschi perché loro mangiavano la carne quando noi mangiavamo la polenta. Poi io vedevo che i lottatori di lotta greco-romana vincevano le Olimpiadi e non credo che mangiassero la carne. Perché questi limiti? Intanto pensavo che il calcio non partisse dai piedi. Pensavo che la mente fosse molto più importante. Quindi io guardavo le persone. Guardavo la loro motivazione, il loro impegno, il loro entusiasmo, la loro generosità, guardavo la loro modestia. E quindi anche perché non potevo far altro, mi prendevano tutte società che, sapete qual era il progetto? Prima di arrivare, la salvezza. Io dicevo, ma che progetto può essere la salvezza? E dico, se arriviamo nelle prime quattro, allora diamo dei premi. E questo, quindi, dovevo scegliere non i migliori giocatori, ma sceglievo le migliori persone. E dopo l'ho fatto anche quando sono arrivato al Milan. Non ho voluto dei giocatori che non avevano le caratteristiche per quella grande squadra. Quella squadra, forse Bruno non lo sa, ma questa squadra è stata considerata dall'UEFA, l'UEFA è l'istituzione del calcio, la più grande squadra di club di tutti i tempi, da quando esiste il calcio. No, non è che non lo so. E vedete, ce l'abbiamo stampigliata nella memoria. Allora, io sono un signor nessuno, vengo dal nulla, come mi hanno sempre detto dappertutto, anche quando qui arrivai a Rimini, il giornalista scrisse i probabili allenatori del Rimini e poi per ultimo mise me e aprì una parentesi: per favore non facciamo certi nomi, chiusa la parentesi. Questa era l'accoglienza che avevo dappertutto, a Bellaria. Dopo no, a Parma devo dire che lì fui, già era della stessa categoria in C, avevo fatto bene con Rimini, lì fui accolto a braccia aperte. Quando andai al Milan, addirittura il più importante giornale italiano scrisse nel giorno della presentazione: arriva il signor nessuno. E così mi bruciò 15 anni di sforzi che avevo fatto, però non me ne fregava nulla. Fui invitato dopo poche settimane a parlare alla Bocconi e non fui accolto bene. La prima domanda fu: ma come può lei insegnare a dei campioni, lei che non è mai stato un campione? Questo ragazzo pensava di aver avuto un'idea geniale, me lo chiedevano tutti, quindi mi ero preparato e dissi: non ho mai saputo che per fare il fantino bisogna essere stato un cavallo prima. E quindi si misero a ridere. Io avevo una convinzione particolare che purtroppo era in contrasto con quella che era la mentalità e purtroppo che è tuttora. Ricordatevi, questo è un paese molto difficile, che fatica a aggiornarsi, a seguire i ritmi della civiltà attuale. È un paese dove c'è proprio una resistenza culturale al cambiamento. Così facendo non ci avviciniamo al futuro, ma ci avviciniamo al passato. E voi sapete che quando uno si avvicina al passato non può essere ottimista. E sapete, se non è ottimista sarà pessimista. Se è pessimista, noi abbiamo l'emisfero di destra preposto alla creatività che viene totalmente inibito dal pessimismo. Anche il tipo di calcio che pratichiamo è più difensivo che offensivo.
come purtroppo lo sport ricalca quella che è la storia, non solo sportiva, ma la storia di un paese. Io una volta dissi, scrissi, che l'ultima volta che eravamo andati all'attacco era stato con i Romani 2000 anni fa. Da allora siamo sempre scappati, anche nelle guerre. Quelle poche volte che abbiamo tentato una guerra d'aggressione non ci è andata bene. L'unica volta che abbiamo vinto abbiamo fatto il catenaccio su Piave e il contropiede poi dopo. Uno dice non c'entra. No, c'entra. La cosa più difficile, se Bruno me lo chiederà, però adesso ve lo dico, che io ho fatto è far correre in avanti i calciatori italiani. Questa è stata la cosa più difficile. Per farli correre in avanti che cosa bisognava fare? Beh, bisognava convincerli che ad attaccare, avere il dominio del gioco, è meglio che lasciarlo agli altri. Uno non può essere creativo se lascia la palla agli altri. Già nella stessa partita impara la metà di quanto imparano gli altri. Immaginate in un campionato. E lo facevo con squadre che dovevano salvarsi. Ma mai noi abbiamo... Io non sono mai retrocesso, non sono mai stato esonerato. Ho avuto una grande fortuna, prima si parlava di pazienza. Diceva Hermann Hesse, che è stato un grande scrittore, diceva l'intelligenza è bene, la pazienza è meglio, ma la pazienza si sposa con la competenza. Se non hai competenza non hai pazienza. Quindi io ho avuto una grande fortuna di trovare dei grandi dirigenti che non avevano alcuni dei grandi mezzi economici, ma avevano la pazienza, avevano la competenza. Qui a Bellaria, per esempio, io persi le prime 6 partite, ne perdemmo 5 e ne pareggiamo una. Mi dimisi. Il presidente disse, perché? Sta lavorando benissimo, continui così. Quanti dirigenti trovi in questo modo? Allora, vedete, al Milan trovai invece un presidente che aveva viveva abitualmente nella grandezza, non percepiva mai una cosa che fosse piccola. Mi disse... Arrigo, dobbiamo diventare la più forte squadra del mondo. Dopo qualche mese dissi, dottore, qui sogniamo solo io e lei. Ricordatevi che diceva un grande scrittore, la capacità di realizzare un sogno rende la vita interessante. La mia vita è stata molto interessante, anche stressante, però quando non ce l'ho più fatta me ne sono andato. Ma lo stress, finché lo usate, è un plus valore, finché lo usate sapete contenerlo. Andare controcorrente in Italia però è dura. Cercano di affossarti, se possono cercano veramente di affossarti. E io dicevo cose che andava contro quello che era per gli altri, era stato il loro, rappresentava la loro cultura. Il loro modo di pensare. Allora pensavo che l'ottimismo fosse meglio del pessimismo, pensavo che l'intelligenza fosse un elemento fondamentale. Se vuoi giocare un calcio intelligente e hai persone che non hanno intelligenza, beh, è complicato. Pensavo che però la modestia, la generosità, la passione, l'entusiasmo fossero elementi imprescindibili. Pensavo che l'etica del collettivo, stiamo parlando di una squadra, fosse necessario, l'etica del lavoro anche. Pensavo che gli eccessi di protagonismo non andavano contro la mia filosofia degli sport di squadra. Pensavo che l'individualismo, il protagonismo, l'avidità fossero elementi che non potessero stare nella mia squadra perché vanno contro la filosofia degli sport di squadra. Pensavo anche che vincere non fosse facile, però pensavo che ci si realizza non solo con la vittoria. Quando una persona dà tutto il lavoro che può dare e l'impegno che può dare, ma quella è già una vittoria. Quella è già una vittoria. Quello è il successo. Il vero successo non è la vittoria. Il vero successo è aver fatto le cose al massimo delle proprie capacità. Io ricordavo sempre ai miei giocatori una frase non mia, di un grande filosofo e scrittore francese, Roland, premio Nobel, fra parentesi, che diceva eroi sono tutti coloro che fanno quello che possono fare. E
prima sentivo delle vittorie, ma io sono sicuro che quei ragazzi o quelle ragazze hanno dato la vita per ottenere questo. Sono sicuro che si sono comportati professionalmente da grandi professionisti, avere l'etica del lavoro. Un giorno un grande giocatore, non faccio il nome, mi disse: mister, lavoriamo troppo, così non mi diverto. Allora io dissi: ascolta, intanto non ho mai saputo che facendo poco si abbia tanto, uno. Seconda cosa, noi ci dovremmo divertire, noi siamo stati fortunati nella vita e ci dovremmo divertire per una proprietà transitiva. Per come riusciamo a divertire quelle 60, 70, 80, 90 mila persone che tutte le domeniche vengono a San Siro e fuori da San Siro. E non solo divertire questi, in modo che per due ore gli permettiamo di uscire dalle loro problematiche giornaliere. Quindi ricordati anche che quando tu darai il massimo dell'impegno e delle emozioni ai tifosi, questi ti saranno grati e riconoscenti tutta la vita. Io dovunque vada, a Napoli anche che è stato un avversario, a Torino, a Milano, ma in tutti i posti, sono circondato da gente che mi vuole far foto, che vuole gli autografi. Perché evidentemente abbiamo dato loro delle emozioni. Per noi, ecco, per quella squadra, per il Milan, il calcio era una vittoria con merito. Senza merito per noi non era una vittoria, in un paese che invece dice basta solo vincere. Ma se basta solo vincere, cerchi di vincere come facciamo purtroppo molti di noi nella nostra vita, prendendo delle scorciatoie, non essere sempre corretti, cercando... Noi andammo a Madrid in una semifinale della Coppa dei Campioni dove 1 miliardo di persone guardava quella partita. Ci annullarono un gol in fuorigioco che non c'era, di 2 metri. Solo una persona è andata a parlare con l'arbitro in un modo educato, perché quando avete una mentalità vincente non è mai perso nulla, e quando la vostra mente deve pensare intensamente una cosa, e la mente umana può pensare intensamente solo una cosa alla volta, e loro pensavano intensamente come giocare, erano convinti che i valori come le emozioni, lo spettacolo, il divertimento, la cultura, la musicalità fossero elementi imprescindibili, perché non è importante vincere, è importante come vinci. Quindi qui vedo tanti ragazzi giovani. Un giorno premiai un bambino di 11 anni, giocava mezza punta, già mezza punta è significativo, e gli dissi: ti piace molto il calcio? E mi rispose: sì, perché voglio diventare ricco e famoso. Benissimo, quello non diventerà mai un bravo calciatore. Ricordatevi, i soldi sono una conseguenza, non l'obiettivo, altrimenti cadete nell'avidità. Non fate questo errore. Grazie Arrigo. Starei a sentire Arrigo qualche anno, starei a sentirti. Non ti posso interrompere su questi discorsi così, così belli, guarda, veramente. Quindi grazie di questa tua testimonianza. Poi ritorniamo un attimo, perché chiaramente c'è una parentesi della nazionale che dobbiamo parlare, ma proprio su questo sistema del risultato. Solo una cosa: dovete avere, chi pratica gli sport di squadra deve sapere che tanto più ha un'idea del collettivo, tanto più lui avrà successo. Io ho avuto la fortuna di avere dei grandi giocatori che giocavano con la squadra, per la squadra, a tutto campo e a tutto tempo, dove tutti partecipavano. Era un collettivo straordinario dove tutti praticavano la fase difensiva e la fase offensiva. Erano polivalenti, un gruppo in continua evoluzione, unito da un filo sottile
che è il gioco. Benissimo, questo ha permesso a loro di avere dei riconoscimenti individuali che nessuno di loro prima aveva mai ricevuto. Baresi a 29 anni è arrivato secondo, non era mai stato nei primi 10. Van Basten ha vinto 3 palloni d'oro, non ne aveva mai vinto uno. Gullit ha vinto un pallone d'oro, non ne aveva mai. A giocare di squadra c'è la sinergia che ti permette di arrivare individualmente, di non riuscire mai individualmente ad arrivare quanto tu riusciresti a arrivare attraverso la sinergia. In più questo certifica che sono convinti del lavoro che stanno facendo e sono convinti delle idee che ci sono e del valore dei compagni, e allora vinci. Giustamente Enrico citava questi giocatori, era Milan stellare sotto tutti i punti di vista, la migliore squadra di cose. Le altre squadre che vennero in questa stilata, in questa classifica, parliamo del Real Madrid di Gento e Amancio o altre squadre di questo genere, cioè, quindi veramente essere quel Milan era qualcosa di straordinario. Sandro, quanto può essere utile, visto che poi partirà il campionato di calcio tra qualche giorno eccetera, l'apporto, tu prima mi hai incuriosito la questione quando c'è stata la riunione degli stati generali in funzione di trovare delle soluzioni, quindi unire varie discipline e quindi col supporto anche di altri allenatori, quanto può essere utile l'apporto che può dare un allenatore della pallanuoto come potrebbe essere della pallavolo in altre discipline, cioè questo connubio che può essere, e l'abbiamo visto in alcune situazioni anche nel calcio con il supporto di Montali, visto che parliamo di pallavolo, ma è utile questo scambio di idee? Ma questi concetti che ha espresso Arrigo io li sposo tutti, ma non solo in ambito sportivo ma anche in ambito aziendale, in ambito dove bisogna gestire. Ma infatti voi siete molto spesso chiamati a fare dei team building in aziende, sì, per cercare di spiegare che cos'è lo spirito sportivo. Io adesso metto in pratica due concetti che ha espresso Arrigo adesso. Quello di pensare al gioco e di non avere l'alibi di attaccarsi all'arbitro ad un gol sbagliato. La finale con la Spagna, vinciamo 10-5, quindi una finale a detta di tutti molto facile, molto semplice. C'è un passaggio a vuoto se vi riandate a vedere la partita. E stiamo 5-2 a metà secondo tempo, mancano due tempi e mezzo ed è una vita. Tre gol non sono nulla. E sbagliamo il 6-2 davanti alla porta e già vedo alcuni giocatori dire caspita e riprendono il compagno che ha sbagliato davanti alla porta. Riandiamo avanti e subiamo un'espulsione ingiusta dell'arbitro e c'è un giocatore che fa così all'arbitro, meno male che non lo espelle definitivamente. Riandiamo avanti, risbagliamo, contropiede, rigore per loro che non c'era e gol del 5-3 e finisce meno male che finisce il secondo tempo. Quella era tre minuti dalla Spagna, ci stava dominando e noi ci stavamo lamentando. Finito il secondo tempo, ho chiamato i giocatori e gli ho detto pensate al gioco, pensate al piano partita che abbiamo preparato, non pensate a quello che c'è stato prima, non pensate al gol mancato e non voglio che nessuno parli con gli arbitri. Fondamentale. Ho detto, queste sono, non ho detto nessuna cosa tecnica, nessuna cosa tattica, è stata una ripresa della squadra su gli aspetti etici, sugli aspetti comportamentali, sugli aspetti mentali di concentrazione al piano del gioco. Da lì inizia il terzo tempo e come d'incanto facciamo tre gol, andiamo 8-3 e è lì che vinciamo la partita. Se io avessi probabilmente a fine secondo tempo dato adito ai giocatori, sì effettivamente l'arbitro, avrei dato stress, che è un'altra situazione di sport nazionale, quello dell'attaccare all'arbitro. Altra cosa che ha detto Arrigo, il gioco collettivo, in una delle sue relazioni che fece all'epoca ricordo perfettamente una frase che dico sempre ai miei giocatori: un vantaggio che tu pensi, cioè quando fai dei mezzi movimenti il vantaggio lo potrai avere anche successivamente, vero Arrigo, che esprimi questo concetto. Io ho detto ai miei giocatori: il loro migliore giocatore lo portiamo in giro per il campo, sacrificando magari un nostro. Certo.
magari non avendo nessun vantaggio in quell'azione d'attacco, ma l'avremmo poi quando siamo in difesa, perché dovrà fare più metri ad andare da un'altra parte, sarà più stanco, sarà più stressato e così via. Quel giocatore è stato annullato. Quindi ci sono stati giocatori che non hanno segnato, che non hanno forse manco tirato in porta, ma sono stati fondamentali per la vittoria perché hanno applicato determinate cose che nessuno di voi ha visto, ma che io ho visto e sono stati importantissimi anche con, insieme a quel giocatore che aveva fatto 3 o 4 gol in finale. Certo. Quindi se io questi concetti ne parlo con Massimo e ne abbiamo parlato e ci scambiamo delle problematiche, ma io mi ritengo un ladruncolo di idee, ma non me ne vergogno, e poi le sviluppo secondo la mia idea di gioco, la mia idea gestionale, tutto, ma non bisogna essere presuntuosi, bisogna essere umili, no, e si impara da chiunque. C'è anche un cambiamento dal punto di vista anche tecnologico nello studiare le partite, questo è un altro discorso molto importante che arriva. Sono favorevole a questi incontri, sono favorevole, adesso a Natale andremo a Novara in collegiale con la nazionale e lo inviterò a vedere gli allenamenti, come io mi farebbe piacere vedere i suoi allenamenti. Massimo, sai nuotare? Io sono amico di Antonio Conte, che Arrigo conoscerà bene, è tifoso della Juve. Ma quando siamo stati a Torino con la nazionale l'ho fatto venire, lui è venuto a vedere gli allenamenti, facevo determinate cose che lui mi mandava dei messaggi e ho detto quei tagli che facevano sembrano i miei tagli di Marchisi e Vidal quando palla entrano dentro l'aria, e io andavo a vedere la mente, certo, della Juventus, i suoi metodi mi piacevano di apprendimento, di didattica dal punto di vista tattico, e l'ho riportati chiaramente adattandomi al mio gioco. Ma serve da morire il confronto tra menti, tra idee, così si migliora. Io mi sono arricchito oggi. Bene, fa molto piacere. Massimo, al di là di quello che ha detto Arrigo, vorrei anche un tuo commento, se questo è utile guardare anche gli altri sport per poi sviluppare il proprio. E nello stesso tempo l'altra domanda che volevo chiederti è: che differenze hai trovato allenando all'estero dei club, diciamo, importanti con la nostra realtà italiana? Ma riguardo il confrontarsi, penso sia importantissimo. È importantissimo, a me piace anche andare a vedere allenamenti quando è possibile del mio stesso sport, di altri allenatori, perché penso che ci sia sempre da imparare qualcosa. Da cose grandissime anche a cose piccolissime, che può essere un esercizio di riscaldamento, qualche cosa, ma soprattutto il confrontarsi, anche perché sentendo parlare grandi allenatori, come stiamo sentendo oggi, ti rendi conto che alla fine le realtà sono proprio quelle, ci sono sempre quelle le stesse cose a cui devi dare importanza. Io insisto moltissimo, ormai questo se ne parla da tanto tempo, ma il fatto di togliere la cultura dell'alibi è una cosa fondamentale, è fondamentale. Ma secondo me è importante molto non solo togliere il gesto che fa capire che uno sta cercando un alibi, no? Ad esempio l'arrabbiarsi col compagno perché ha sbagliato un gol, magari farlo in maniera plateale, ma se anche solo nella testa si ha che questo è un problema, è la stessa cosa. Certo. È la stessa cosa, perché nella mia testa e il mio sport, quello della pallavolo, è terribile in questo, perché c'è solo il fondamentale della battuta in cui sei da solo, in tutti gli altri fondamentali dipendi sempre da prima o dopo da un gesto del tuo compagno, per cui se inizia a crearsi questo, se si dà solo anche una piccola possibilità di nascondersi dietro a quello che è l'errore del compagno prima o dopo, è la fine. Per cui questo vivere insieme, trovare le soluzioni, è una cosa secondo me importantissima, fondamentale. E poi io mi riallaccio a questo, perché a sentire tante cose interessanti mi viene in mente questo fatto di avere la possibilità, la capacità di pensare solo una cosa. Io, per dire, quest'anno l'ho usato con la mia alzatrice, una giocatrice giovane, fortissima, secondo me andrà come titolare alle Olimpiadi nella nazionale americana, però per lei era il secondo anno in un campionato così importante e dopo all'uscita del college, quindi con mentalità completamente diverse, e aveva dei momenti ogni tanto un po' di difficoltà, perché l'alzatore, chi conosce il nostro gioco, è un ruolo abbastanza complicato, perché
la palla è sempre lì, la palla passa sempre da te, le tue decisioni dipende il risultato tante volte della squadra. Per cui quello che le dicevo nei momenti difficili era, c'è un momento difficile, pensa solo alla tecnica individuale, pensa solo a quello che tu sai fare benissimo, non pensare ad altre cose, concentrati su questo e poi è una catena, tutte le cose dopo riescono meglio. Quello che diceva Arrigo Sacchi secondo me è molto importante avere idea qual è l'obiettivo principale, ok? E come non ci si arriva subito, ma ci si arriva attraverso tanti piccoli passaggi. E quindi questo è una cosa molto importante, riuscire a isolare in certe situazioni ed essere concentrati su una cosa, che può essere un aspetto tattico, può essere un aspetto tecnico, può essere un aspetto globale o individuale. Però quando siamo in difficoltà, il riuscire a stare su una cosa è molto 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 importante. E riguardo all'esperienza all'estero, per me è stata un'esperienza bellissima, spero anche di ripeterla magari più avanti. Ho avuto la fortuna di lavorare in Turchia, ho avuto la fortuna soprattutto di conoscere una realtà come quella di un club, che in Italia non c'è. In Italia purtroppo non c'è questa idea del club che parte da calcio, basket, pallavolo, pallanuoto, canottaggio. Quando io ho lavorato al Galatasaray c'era il mitico Peppinello di Capua, allenatore degli Abagnale, che lavorava lì. Io ho avuto modo anche di incontrare ad esempio un grandissimo allenatore ancora come Terim, e questa quindi c'è questa possibilità, appunto, che si diceva prima, di confrontare le esperienze. Si è meno isolati, sì, quindi ci si può confrontare. Quello che ho visto ad esempio in Turchia è magari molto diverso, un pochino diverso rispetto a quello che è l'approccio dei ragazzi giovani, no? C'è ancora forse nell'allenatore un rispetto della figura dell'allenatore forse un pochino più grande rispetto a quello che c'è in Italia, molto più, ma forse non perché è dovuto, non perché è voluto, per cui questo non so se è una cosa tanto tanto positiva. Diciamo che a me piace più il confronto che ci può essere con i ragazzi in Italia, nel senso che ci si spiega il perché, il per come. Secondo me nei ragazzi in Italia bisogna insegnare molto ad avere fiducia nei propri mezzi, ad avere fiducia nelle proprie soluzioni, le soluzioni, perché questa è una generazione, io vedo, ho due figli, una figlia a 16 anni, è una generazione in cui tante volte voi trovate la soluzione pronta. E faccio sempre questo esempio stupido quando mi capita di parlare. Nella mia generazione, quando a scuola ci davano una ricerca da fare, era un incubo, perché bisognava andare in biblioteca, preparare, battere la macchina, fare tutta, si perdevano dei giorni. Per voi adesso basta cliccare un qualcosa sul computer ed è tutto pronto. E questo un pochino non ci educa, perché nella vita noi dobbiamo trovare delle soluzioni, e questo lo sport è utile. A me piace ai ragazzi, quando alleno ragazzi giovani, non spiegargli subito come trovare la soluzione, ma fare in modo che siano loro a trovarla, siano loro che provano, che sbagliano, e poi dopo è ovvio, il lavoro dell'allenatore è quello di dare più strumenti possibili per trovare, per risolvere. Però quello che secondo me io ho imparato allenando anche il settore giovanile, e ancora continuando a avere tante volte all'inizio di preparazione, noi inizieremo lunedì, ci saranno le giocatrici in nazionale, per cui avremo molte ragazze che vengono dal settore giovanile, ho imparato a cercare di dare la possibilità di sbagliare, di non ogni momento chiedere cos'è che non va, provare, sbagliare, e poi ovviamente il lavoro dell'allenatore è quello di educare, quello di insegnare e dare il più possibile. Però un invito che mi sento di fare è, perché mi sembra che i ragazzi di questa generazione, gli adolescenti, abbiano un po' poca fiducia nei loro mezzi, anche perché a scuola tante volte boom, in palestra tante volte boom, i compagni tante volte boom. Per cui cercate di avere un po' più fiducia e di darvela anche tra di voi, perché quello che si parla del gioco di squadra, il gioco di squadra è anche nella vita, se si è veri amici è anche quello, è cercare di dare un aiuto nei momenti difficili, non cercare di mettere in evidenza i momenti difficili. Questo penso che lo sport ce lo può insegnare molto, questo. Grazie Massimo, benissimo. Flavio, adesso, cioè, al di là tu hai degli impegni come presidente di federazione, non è indifferente, perché abbiamo mondiali di sci
a Cortina, ci saranno poi le Olimpiadi più avanti, il mondiale ad Anterselva di biathlon, cioè tanti grandi impegni. Allora, come lo affronti te adesso come presidente di federazione la gestione proprio degli allenatori? Perché noi parliamo del, cioè, l'allenatore degli sport invernali vuol dire allenare, c'è cioè un coordinatore generale, poi hai quello che è lo slalom, le discipline veloci, tipo discesa libera e cose, c'è la situazione dello sci nordico che certamente non è una situazione facile perché stai ricostruendo un po' tutto, anche su un personaggio come Federico Pellegrino, per fortuna, però non è facile mettere insieme tanti allenatori per la gestione di tanti sport. Sì, in effetti, non ti invidio. In effetti la nostra federazione da un punto di vista è un po' diversa da tutte le federazioni, perché noi prepariamo gli atleti da giovane età, quindi abbiamo le squadre giovanili e abbiamo le squadre di alto livello, quindi quelli che vanno ai mondiali, che vanno alle Olimpiadi, che fanno la Coppa del Mondo. Quindi è tutto un lavoro, diciamo, che segue una catena ben precisa. E quindi questo è molto importante. Il fatto che abbiamo una struttura periferica è importante, perché abbiamo gli sci club che lavorano molto bene, abbiamo i comitati provinciali, i comitati regionali, quindi tutta una, diciamo, una catena che sta lavorando veramente bene. Sicuramente la federazione, avendo tante discipline, perché sono 10 discipline olimpiche, 5 non olimpiche, capite bene quello che sono i numeri, ossia vi dico subito che solo di allenatori abbiamo 270 tecnici fra le varie discipline, no? Quindi di atleti in squadre nazionali sono circa 370 fra le varie squadre nazionali, quindi questo è veramente complicato. Noi abbiamo creato delle strutture però, diciamo, a catena su tutto quello che sono le varie discipline, no? Quindi dall'alto verso il basso c'è un direttore sportivo che coordina l'attività dello sci alpino con una serie di direttori tecnici, una serie di allenatori, preparatori, medici e quant'altro, quindi tutto quello che è la struttura dei vari gruppi di lavoro. Sicuramente che ci sono alcune discipline che, come lo sci alpino, sappiamo benissimo, la nostra federazione ha circa il 90% di quello che è l'interesse generale, tutte le altre discipline sono un po' minori, ma non minore come qualità, minore, diciamo, come interesse e minore come anche reclutamento, ed è questa la grande difficoltà. Tu hai citato il fondo, la difficoltà del fondo è perché non abbiamo numeri a livello giovanile, certo. E quindi questa è la grande difficoltà. Lo snowboard non abbiamo numeri, nello slittino non abbiamo numeri, nel combinata nordica non ne parliamo proprio. Quindi tutto questo comporta veramente grande difficoltà, però l'impegno della federazione è prima di tutto personale, anche è quello di non trascurare nessuno. Io dal primo giorno ho detto a ognuno bisogna dare pari opportunità e dignità a tutti di poter fare veramente una certa attività, perché mantenere in essere delle discipline che poi non si riesce a dargli la possibilità di prepararsi, di allenarsi e quindi di ben figurare, diciamo, sia nelle manifestazioni giovanili che a alto livello, sarebbe veramente un controsenso, quindi a quel punto non servirebbe a niente. Quindi noi cerchiamo di dare a tutti quella possibilità di potersi esprimere al massimo. Sicuramente i problemi ci sono. Io sentivo prima gli sport di squadra, in effetti noi siamo un po' tipici, perché noi abbiamo, i nostri sono tutti sport individuali, in poche parole, però che vivono nella squadra, quindi ancora con maggior difficoltà, perché i nostri atleti vivono all'interno di un gruppo, però in poche parole fanno uno sport individuale, quindi già questo è una grossa difficoltà. Sicuramente c'è un vantaggio, che è quello del confronto, però sappiamo anche bene che quando l'atleta ha certe capacità, quindi che ha un certo livello, e il confronto non è che l'accetti sempre proprio nel migliore, perché se qualcuno ha delle caratteristiche particolari se le tiene un po' per sé, questo è naturale. Noi c'è molta tecnica, diciamo, in quello che sono gli sport invernali in generale, perché anche lo slittino è tecnica pura, perché scendere in un budello ai 120 all'ora non è semplicissimo, quindi scendere chi sbuola ancora di più, quindi chi ha certe caratteristiche, certe capacità, sicuramente è un po' geloso, fa un po' fatica a trasferirle. Quindi le difficoltà ci sono, però in questo momento devo dire grazie a tutto quello che è il nostro sistema, proprio al sistema periferico in particolar modo, all'attività anche giovanile, sicuramente che anche qui è stato citato prima, un problema
che esiste è quello di voler raggiungere l'obiettivo troppo in fretta. Questo nella crescita degli atleti non fa bene, non fa bene, perché tante volte sono tanti gli atleti che perdiamo per strada, che li bruciamo, perché l'aspettativa, diciamo, tante volte viene meno. Tutti, da chi è il tecnico, dal genitore, quant'altro, tutti vorrebbero il campione, ma il campione sicuramente non si può creare a 12-13 anni, bisogna che abbia una certa crescita sia da un punto di vista tecnico, fisico che mentale, quindi bisogna cercare veramente di lasciargli il tempo. Questo non è semplicissimo, si dice, si dibatte, se ne parla tanto, ma non è la cosa che sia facile da raggiungere. Però devo dire, la nostra federazione in questo momento sta vivendo anche un momento importante, proprio con gli appuntamenti che tu hai citato. Quest'anno abbiamo i mondiali Anterselva di biathlon, prossimo anno i mondiali di sci alpino a Cortina, e poi sicuramente aver raggiunto l'obiettivo olimpico è molto importante, anche perché a pochi anni da quello che è stato quello di Torino. 2006, quindi pensate, dopo 20 anni di nuovo avere un'Olimpiade invernale in Italia è una grande opportunità. Prima di tutto è una grande opportunità per il sistema montagna, perché dobbiamo pensare che c'è una parte che tante volte non si considera, ma che è importantissima, perché è la parte, diciamo, dell'indotto che crea lo sport rispetto a quelle che sono le località. E questo è molto importante per tutto il nostro sistema montagna, perché un evento olimpico veramente può rilanciare, può dare un grande aiuto. Ma no, questo è fondamentale, fondamentale, anche perché non dimentichiamo che le Olimpiadi, con il controllo che c'è adesso del CIO, sono cambiate radicalmente anche dal punto di vista di investimento e finanziario. Per questo mi dispiace moltissimo, cioè mi fa piacere di Milano Cortina, ma mi dispiace che non ci sia stata nel 2024 almeno l'ipotesi di Roma, che secondo me avrebbe aggiustato non poco la situazione della nostra capitale. E non dimentichiamolo che il vero cambiamento che c'è stato nella città eterna, come vedete, fu proprio l'Olimpiade del 1960, e quelle strutture sono rimaste sempre lì, eh? Non c'è stato più nessun lavoro, a parte l'Opera House della musica e un sottopasso del Vaticano, non c'è stata nessun'altra opera al di là del 1960. Le Olimpiadi servono tantissimo, servono ovviamente fare un controllo importante, necessario, che sta facendo il CIO e farà poi il comitato organizzatore. Arrigo, ci eravamo lasciati col concetto della nazionale. Tu sei riuscito a vivere tranquillamente la vita di allenatore della nazionale? Sì, ma la nazionale lavorerai in un anno 30 giorni se ci sono i mondiali, altrimenti neanche. Molto probabilmente loro lavorano di più. Il club, il business non permette questo. Quindi devi avere una grande capacità di sintesi. Io dopo un mondiale che arrivavamo secondi dissi che non solo il Milan giocava molto meglio delle nazionali, ma anche il Parma e anche il Rimini, e spiegai anche il perché. Io dicevo, a Rimini io ho fatto in un anno 350 allenamenti, con le nazionali ne ho fatto 33. Siccome molti pensano che la qualità del singolo sia determinante in uno sport di squadra, non è così. Intanto il singolo non ci dovrebbe essere, perché uno più uno più uno più uno può arrivare anche a 11, ma quando c'è l'uno e non c'è il più, è sempre uno solo. Allora non c'è più la sinergia, che abbiamo detto prima, che è fondamentale. La nazionale potevi fare poco. Io ebbi la fortuna nel mondiale che 7-8 giocatori erano del Milan. Oggi la cosa è ancora più complicata, anche perché l'Italia non ha mai avuto, e non diciamolo forte, ma non ha mai avuto uno stile. Non può essere uno stile lasciare il dominio agli altri e uccellarli in contropiede, come scrisse
Gianni Brera. Non è uno stile. Il Milan aveva uno stile, le squadre di Zeman avevano uno stile, anche di altri. Adesso ci sono, adesso sta succedendo una cosa rarissima, non era mai successo nel calcio. Ci fu un stravolgimento negli anni 50 quando Rappan, che era un austriaco che allenava il Servette in Svizzera, si inventò che cosa? Di togliere un attaccante. Allora giocavano a sistema puro. Sistema puro significava che avevano due mediani, due mezzali, due ali, un centravanti, due terzini e un centromediano. Lui si inventò il libero e le marcature a uomo, subito recepito da un paese che erano 2000 anni che scappava e che quindi era il suo habitat naturale. E da quel momento tutte le squadre divennero difensive. Ma secondo voi si impara di più a distruggere o a costruire? Non ho capito. A costruire. È vero. E quindi abbiamo scelto la strada. Ti senti protagonista quando sei tu che sei il dominus della situazione o quando è l'altro? Però per fare questo bisogna... Allora cosa facevamo? Intanto io allenavo la squadra e non il singolo. È uno sport di squadra, allenavo la squadra. Poi cercavo negli allenamenti di far che cosa? Di simulare tutto quello che capitava durante la partita, in modo che il sistema nervoso l'aveva recepito e aveva delle risposte simultanee, immediate. L'occhio dell'allenatore è fondamentale, perché tutto quello che non si corregge subito viene recepito e dopo cancellarlo e ricostruirlo è un problema. Usavo una didattica analitica, secondo voi, o globale? Globale. Analitica per gli sport individuali. E che cosa portava questo? Un giorno un giocatore mi disse: così non improvvisiamo. No, tu improvvisi senza accorgertene. Ormai il tuo sistema nervoso l'ha così recepito che dà delle risposte naturali, senza pensare. Quando sei così sei avanti molto. Però è inutile, io ho visto allenamenti ai bambini dove li mettevano fermi e dicevano: adesso devi stoppare con l'esterno, adesso con l'interno. Ma come fermi? Ma il calcio si gioca da fermi, no? Ed è allenante. L'altro giorno parlavo con un grande allenatore che è stato anche un mio giocatore ed è stato anche il mio secondo, Carlo Ancellotti, e mi diceva, stavamo parlando, adesso dice: devo andare che vado a fare l'11 contro 0. Allora gli dissi: tu ti ricordi che nel nostro sport ci sono, e forse anche negli altri sport, io devo dire che ho imparato molto, per esempio dal basket. Quando ero qui a Rimini andavo a vedere la Sacramora e c'era Pasini come allenatore e mi sono venute delle idee. Ho imparato molto anche dal rugby, e specialmente mi piacevano il passaggio a mano, e non ho imparato molto dall'hockey su ghiaccio. Ma andavo a vedere, avevo anche una persona che io mandavo in giro nel mondo a vedere cosa facevano i più grandi allenatori, e ce n'erano alcuni bravissimi veramente. Cercavamo di aggiornarci il più possibile, però tutto questo lo potevi fare se avevi un grande club alle spalle e se avevi dei giocatori che volessero migliorare. Quindi ero molto attento a prendere persone che avessero questa straordinaria motivazione. Facilitavo il mio lavoro. E non solo lo facilitavo, ma quando tu hai delle persone attente e intelligenti, tu proponi e loro te la danno migliorata. E quindi è un ping pong. Si cresce tutti. In quel Milan siamo cresciuti tutti. Credetemi. Siamo veramente cresciuti tutti. Gullit un giorno l'ha detto,
in un'intervista alla Repubblica disse: io non sono quello che ero arrivato. Certo. È un campione, non può migliorare. Com'è? Non può migliorare. Io ho avuto nella mia vita solo una certezza, che si poteva fare di più e meglio. Per me, ma anche per gli altri. Io allenavo la nazionale e andavo a vedere Agnolin a Ravenna che allenava in Serie C. Guidolin. Agnolin era gli arbitri, poteva la nazionale arbitri, poteva vedere Agnolin. Guidolin, perché si impara da tutti, c'è sempre qualche cosa. Ma adesso chi è che c'ha stile in questo prossimo adesso, campionato? Secondo allora, te chi c'ha stile? Io domani forse sulla Gazzetta lo leggerete, ma ci sono 8-9 allenatori che sono degli strateghi. Questo paese, non solo nel calcio, ma nella vita, ha avuto tanti bravi tattici, ma pochissimi. Strateghi. La differenza, il tattico è quello che generalmente aspetta l'opportunità che ti concede l'avversario. Lo stratega è quello che ha un grande progetto, sa come arrivarci e l'opportunità cerca di crearla. C'è una grande differenza. Sun Tzu, che ha scritto un testo nel lontano V-VI secolo avanti Cristo, che è ancora un best-seller nella guerra, l'arte della guerra, Sun Tzu diceva che lo stratega senza il tattico è una strada più lunga per la vittoria, ma il tattico senza lo stratega è già in odore di sconfitta. E se si incontrano, ecco, adesso in Italia abbiamo un gruppo di strateghi. Vedete, noi viviamo in una civiltà così evoluta, così rapida, che se uno perde un anno ha perso la sua conoscenza. In questa velocità però ci sono due elementi che non possono mancare mai: la cultura corporativa e lo stile. Lo stile ti dice chi sei e come sarai, lo stile ti dà un'identità, lo stile ti dà un orgoglio di appartenenza. Tutti elementi imprescindibili per ottenere dei successi. Però ripeto, la prima cosa che è importante, ricordatevi questa scaletta: il club con la sua storia, le sue visioni, le sue norme, viene prima della squadra, come la squadra viene prima di ogni singolo. Quando non succede questo, siete già partiti male. Però non mi hai detto chi c'ha stile. Non hai detto? Chi c'ha lo stile adesso, il prossimo anno, il prossimo campionato, secondo te? Lo stile, non ho detto chi vince. Ce ne sono 8-9, domani li leggerete sulla Gazzetta dello Sport. Ma dimmelo adesso! No, altrimenti brucio l'articolo e dopo mi sgrida il direttore. Vabbè, va, capito. Grazie Enrico. Allora, posso dire una cosa? Certo. Una speranza per tutti. Gli scienziati della psicologia cognitiva sostengono che intanto nessuno nasce col talento. Si nasce con delle attitudini che poi vengono sviluppate in relazione a che cosa? In relazione alla volontà, alla straordinaria determinazione. Sì, prossimo. Cambio. Sì, prossimo. Sostengono che dopo dieci anni questo ragazzo arriverà ad avere l'eccellenza se avrà questa straordinaria determinazione all'apprendimento e continuità, sempre che si ricordi degli errori commessi e alla fine che abbia la fortuna di trovare un maestro che gli trovi i punti neri e lo aiuta a superarli. Senza la vostra straordinaria volontà e quindi non potrete arrivare a questi livelli. Io ho visto dei straordinari campioni come Ronaldinho, come Ronaldo il brasiliano, perdersi quando avevano perso questa volontà ed erano dei fenomeni. Grazie Enrico. Intanto io vi dico che tutto questo può avvenire grazie anche a questo meeting di Rimini, è importantissimo anche per tutto ciò che vuol dire gratuità, ma donazioni.
proprio il dono ora che troverete poi sparsi tutto l'aria del meeting, è importante perché questi personaggi possono arrivare qua grazie anche alle vostre donazioni e tutto ciò che potete fare per quanto riguarda il proseguo del meeting dell'amicizia. Io vi ringrazio, ringrazio soprattutto Massimo Barbolini, Sandro Campagna, Arrigo Sacchi, Flavio Roda. Avete avuto veramente un quadro completo di che cosa vuol dire allenarsi ed essere allenatori.